Cari amici dell'Inchiostro Frisco, buongiorno. Oggi siamo a Serravalle Scrivia, siamo nell'ambito della stazione e stiamo riprendendo questo cumulo di macerie. Ecco, quello che vedete altro non è che quello che rimane della gloriosa fabbrica Gambarotta, che da Novi Ligure a inizio Novecento si era spostata qui a Serravalle, che produceva il famoso amaro e anche la grappa Libarna, rilevata poi dalla Inga ed oggi completamente abbandonata. È un vero disastro. Stiamo camminando in modo piuttosto precario e si vedono questi capannoni così ormai tutti abbandonati. Lungo questa strada, una strada interna di Serravalle. E noi pensiamo a cosa proverebbe se per caso, se riuscisse per un caso strano a ritornare qui tra noi il Giovan Battista Gambarotta e rivedere in queste condizioni la sua fabbrica. È stato un imprenditore all'inizio del Novecento, rilevato l'attività dal padre, molto lungimirante e soprattutto un benefattore, perché come ci hanno detto gli amici di Cosolo ancora ieri, aveva costruito la strada che da Cabella andava a Cosolo proprio per portare giù il legname, anche perché serviva proprio alla sua fabbrica. L'altro ieri è stato ricordato a Cosolo. Hanno fatto una cerimonia per rendergli omaggio per questa strada che ha costruito proprio nel 1918, 100 anni fa, tra Cosolo e Cabello. Di lui rimane un buon ricordo su questa terra. Purtroppo della sua fabbrica rimangono solo delle macerie. Speriamo almeno che ne venga recuperata una parte destinata, che so io, a un museo per ricordare appunto l'attività imprenditoriale di questa zona. Cambiano i tempi. Bisogna cercare comunque, nel momento in cui i tempi cambiano, di mantenere vivo sempre il ricordo di quello che siamo stati, di quello che è stata la nostra zona e di quello che gente che oggi non c'è più ha fatto. Arrivederci.